Ciao a tutti ragazzi, con lo soffro di Xmurri e bentornati! Bentornati! Cazzo! Su Pokémon Marron Merda 2, oggi siamo qui, anzi sono tornato perché l'ultima volta effettivamente molti di voi mi avevano chiesto: Murri, fai una serie, Murri continua, la Murri ci piace. Malati, cioè siete malati perché avete problemi se vi piace un gioco del genere. Ovviamente sto scherzando perché anche a me diverte tantissimo giocare Marron Merda. Dunque non so se in realtà questa diventerà una serie, se io farò più episodi o se farò qualche episodio random così saltellando da intervallare alle serie di Minecraft e ai video su altri giochi eccetera eccetera. Però per adesso siamo qui con un nuovo episodio e fatemi sapere nei commenti se ne volete altri. Allora, l'ultima volta ragazzi ci eravamo lasciati di fronte al giro delle tartarughe, che forse per il troppo sake era collassato a terra proprio anfatissimo. Quindi adesso vediamo. Oh, dopo il caffè mi sento meglio. Ehi, tu sei un allenatore? Sì, un po' stagionato diciamo. Cosa? Mi stai dicendo che non sei capace di catturare? Senti maestrino di sto cazzo, catturo Pokémon dal 96. Ero appena nato nel 96. Quindi se adesso provi a far partire il filmatino col tuo utilissimo tutorial, prendo questa Pokéball e te la infilo dove la schiena cambia il nome. Questa mi mancava. Ok, vediamo cosa ha da dirci. Oh nonno, non essere sgarbato. Scusa, lo sai, la nonna è morta e la sua connessione a internet non funziona. Da chi potrà ottenere gratificazione? Oh, non guardare me perché io ho già dato. Insomma, il nostro... Porta subito il tuo sporco culo bianco fuori dalla mia proprietà. Krillin, a quanto pare c'è anche Krillin. Solo che qua, da qua noi non possiamo entrare. Forse possiamo entrare però a casa sua. Sì, è incredibile, gli fotteremo l'argenteria. Mio padre ha inventato il soprannome del mio Pokémon, Smerdino. Complimenti a tuo padre. Questa pattumiera ha una faccina o sbaglio? Graziosissimo. Questo ha una fronte molto ampia che è simbolo di intelligenza come Pippo Baudo. Smerdino, Spear, cosa? Non sembra apprezzare il suo nome. Beh, dobbiamo trovare un modo per tagliare quel Pikachu, perché è l'unico modo per poter passare. Cosa? Appare l'effa selvatico, ma come? Non vorrei che mi morisse stronzo. Ok, l'abbiamo ucciso. Porca troia, perché è apparso un effa selvatico? Appare Peugeot selvatico. Ma mi sa che qua stronzo ci muore ragazzi, perché non ho vita. Ah no, ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, siamo tornati a Marronvilla perché effettivamente non so come andare avanti in quel punto. Quindi in effetti adesso io andrei ad esplorare un attimino. Basta. Ok, andrei a esplorare un attimino Marronvilla, magari tornando al professor Oak, perché probabilmente c'ha qualcosa da dirci. Come sta il mio vecchio stronzo? Beh, sembra piacergli molto. Devi avere talento con gli stronzi, forse quanto Gianni Morandi. Cosa? Hai qualcosa per me? Ah, tocca il pacco di Oak. Ehi, fermo, quelle non sono Pokéball. Merdone, non mi vergognate a fare tutto questo davanti a un bambino? Per l'ultima volta, Ash, ormai hai 40 anni. Ma io diventerò il migliore maestro di Pokémon di... Eccolo, è partito di nuovo. Ah, parlerò con te. Ora che ti sei trasferito ti servirà un'enciclopedia per conoscere tutti i Pokémon di questa regione. Ecco, prendi. Oh, abbiamo ricevuto un foglio bianco. Perfetto, un'ottima enciclopedia. Cosa c'è? La crisi si fa sentire anche nel mondo dei videogiochi. E poi se la scrivi a mano con la tua calligrafia sarà più chiara. Ricevo una pacca sulla spalla. Grazie, era proprio quello di cui avevo bisogno. Forza e coraggio, abbiamo tutti fiducia in te. E quando finalmente sarò il campione della Lega... Sì, Ash, qui noi abbiamo finito. Mi dirigerò verso gli oceani più profondi. Ash, per cortesia, fino a che volerò nei cieli più azzurri. Merda, hai rotto il cazzo. Devo andare, la mia grande avventura è proprio dietro l'angolo. Ok, quindi abbiamo ricevuto un foglio bianco e una pacca sulla spalla. Direi io che siamo pronti per continuare la nostra avventura. Vediamo un attimino però dove continuare la nostra avventura, perché qua mi sa che non c'è più nient'altro. Quindi probabilmente dobbiamo adesso tornare a Marronvilla. Perfetto ragazzi, allora questa baldracca qua ci ha dato la mappa della città. Non so con quale tasto onestamente si estragga. Ok, adesso facciamo una cosa, torniamo esattamente a Smerdopoli. Lui è sempre quello che ci dice di drogarci responsabilmente. Ok, vediamo dov'era. Sin da qui, cosa? Oddio, non ci credo. Perché c'ha qui di qui qua uno dei nipoti Paperino in faccia? Ok, uccidiamo anche il povero Papero. Perfetto, mi dispiace Sin qui, ma sei capitato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, con lo stronzo sbagliato. Perfetto, allora il giro delle tartarughe a quanto pare si è rialzato dopo essere collassato di brutto. Quindi vediamo un attimino. Nel frattempo, in un luogo lontano da qui, vediamo cosa sta succedendo al nostro AA. Che molti si chiederanno perché si chiami adesso AA. Semplicemente perché ho ricaricato Tonio Cartonio. Dannazione, quel vecchietto mi ha umiliato. Non posso buttarmi giù, devo fargliela pagare ad ogni costo. Giglio, mio signore, so che non dovrei permettermi, ma l'altra sera in un bar
ho origliato una conversazione tra due tipi. Parlavano di uno strano fossile del Monte Lucio. Secondo la leggenda pare sia legato al controllo mentale, ma non c'è nessuna certezza. Gli esperti stanno facendo parecchi esperimenti. È perfetto! Sono davvero un genio! Ma veramente... Zitto, puttanella! Lo sappiamo tutti che tipo di locali frequenti. Lucio! Oddio, c'è il lupo Lucio a destra, non l'avevo visto! Recati subito a Monte Lucio e non osare tornare senza quel dannato fossile. Certamente, mio signore. Sento che la mia vendetta è ormai alle porte. Buah! Santo Dio, ragazzi, Tonio Cartoneo sta radunando le sue armate, quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo soprattutto farci trovare pronti. Vediamo se intanto possiamo abbattere questo fottuto Pikachu. No, ancora non possiamo. Quindi io andrei, intanto mi incuriosiva troppo lui. Questa palestra Pokémon è sempre chiusa. Non potrebbero aprirci un bordello invece di sprecare soldi pubblici a sto mondo? Meglio chiamare quelli di Striscia. Ah, ok, perfetto. Ho fatto bene a voler parlare con lui, perché effettivamente una perla del genere non te la puoi perdere. Ok, ragazzi, dobbiamo continuare semplicemente in questo percorso qua. Percorso 2, perfetto. Smerdopoli, Dislessopoli, grandissime città intanto andiamo a visitare. Io intanto qua se incontriamo dei bei Pokémon. Appare Weedle selvatico. Io non, veramente, ragazzi, non ho parole. Cioè, che cazzo vi devo dire? Quando combatti contro... Oddio, ma ci lancia dei colpi di Lidl. Vi prego, uccidiamolo. Si è refullato la vita. Oddio, è meglio fare fuga. Ok, me la sono fugata, ragazzo. Lidl è OP, ragazzi, ci stava distruggendo. Povero stronzo, meno male che ce ne siamo andati. Hai sentito la leggenda di Tonio Cartoneo? Sembra sia qui vicino. Porca troia, però che ansia tutti che ci fanno. Ci parlano del nostro acerrimo nemico. Attenzione, il bosco smerdato è pieno di meraviglie, ovviamente. Ok, questa stanza mi incuriosisce. Vediamo cosa ci sarà dentro. Bosco smerdato! Che figata, ragazzi! Siamo finalmente a Bosco Smerdato! Ok, ragazzi, anche questo episodio di Marron Merda 2 finisce qua. Ci troviamo a un bosco smerdato. Tonio Cartoneo sta cercando di riordinare le sue truppe. Ha mandato Lucio al Monte Lucio per prendere questo fantomatico fossile che dovrebbe controllare la mente di tutti i Pokémon. E noi ora siamo a Bosco Smerdato per vedere cosa fare, dove andare e soprattutto quali nuovi Pokémon affronteremo. Mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollice in su. Arriviamo a 7000 like come negli altri episodi per avere un nuovo episodio su Marron Merda 2. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video. Woo!